Oh, hi bitches, chi non muore non si rivede. Scusate se sono sudata, ma come vedete ho la ring light puntata in faccia. Si vedono pure tutti i miei difetti. Amori, come state? Spero bene. Fatemi sapere, sembra un po' un obitorio, però fatemi sapere se questa nuova postazione vi piace oppure se preferite quella vecchia. Non vi abituate a tutta questa professionalità? Ma ho appena finito di girare dei video per il mio OnlyFans. Scusate i rossori, amori, ma sono 2 ore che non mi sto fermando. La sedia scricchiola, non perché non c'è. Oh my gosh, non riesco più a parlare italiano perché da un po' che non sto più in Italia. Sto giocando, ovviamente. Però mi dicevo, la sedia scricchiola non perché sono obesa, anche quello, ma perché appunto è un po' antica. Scusate appunto se mi vedete la faccia sudata, ragazzi, ma stare davanti a questa ring light ti acceca, ma ti fa sudare come una porca. Finalmente un altro mukbang. Finalmente la pizza di Domino's è un po' raffreddata perché mentre è arrivato il fattorino, io mi stavo facendo la piastra. E mi trovate dimagrita? So che questa angolazione non mi rende giustizia. Sono sudata come una porca, magari ho anche della carta igienica in faccia, ma non ci fate caso. Solo che c'avevo una fame, non mangio da oggi alle 3. Certo, la maglietta bianca, quotata 1.000 euro che si sporca. C'ho una voglia di mangiarla. Sto facendo la dieta. Scusate se parlo così velocissimo, ma veramente è da un sacco che non faccio video e mi siete mancati. Buonissima. Amori, se mi trovate più pelosa del solito è normale perché sto prendendo degli integratori per i capelli e appunto ogni volta che prendi degli integratori ve li straconsiglio, sono quelli della... Oh my gosh, non mi ricordo il nome, però sono un botto famosi. Vi giuro è buonissima. Oh. Magari così vedete me. No, mi sarà meglio prima. Scusate. Come state voi? Ci stavano un sacco di cose che vi devo dire. Però vi giuro, ogni volta che io mangio Domino's vado in trance e mi scordo tutto. Guardate, vi giuro. Ho una fame.
Però appunto, se mi vedete più pelosa è perché sto prendendo appunto gli integratori per i capelli. Pure le sopracciglia sono un botto pelose. E poi vi giuro, il nome non me lo ricordo proprio, ma inizia con la B. Sono un botto famose, cioè voi di sicuro le conoscete, però fanno un lavoro, vi giuro, a me la situazione. Io stavo rimanendo pelata per via della Deco, però vi giuro, cioè lo vedete proprio alla base quanto sono folti? Cioè la situazione è migliorata un botto. Ti rende più pelosa ovunque, cioè guardate il braccio, c'è posto fare un divano. Però vi giuro, poi uno appunto dopo che finisce il trattamento volendo si può fare la ceretta, però vi giuro i capelli crescono talmente folti che sono stupendi. Giuro ragazzi, è buonissima. Scusate se prima ho mangiato come una porca, ma c'avevo una fame. Non mangio dalle 3 perché c'è ora da fare. Ho girato un po' di video per il mio OnlyFans, quindi prima ho mangiato come una porca, ma vi giuro, adesso sono quasi le 11 e appunto non toccavo cibo dalle 3? No, dall'1. E a me piace mangiare. Scusate, non si mangia con la bocca aperta. Voi come state? È da un sacco che non ci sentiamo perché c'è stato un periodo, appunto, i miei soliti periodi dove non vivevo emozioni e quindi, cioè, anche perché sto facendo la dieta, non si direbbe, e non mi ricordo quanti chili ho perso, se uno o quattro, perché tipo, sai quando ti pesi un giorno e pensi di pesare un peso, però ne pesi un altro, poi ti ripesi poco dopo e non ti ricordi se pesavi lo stesso se eri dimagrita. Però appunto ho perso 1 chilo o ne ho persi 4, non so se si vede, magari no. Però la dieta sta funzionando, cioè non è dieta, è un contenersi, capito? Cioè se magari quando esco posso scegliere l'opzione più sana, la scelgo. Quindi anche per quello, nel senso, non era divertente pure se a voi piacciono, però chi si guarda un mukbang dove mi mangio un'insalata? Cioè, voi lo guardereste perché me l'avete detto, però. Sono molto attivo su TikTok, seguitemi, Baby Gay Music. Anche se, come l'ho detto sempre, TikTok sembra un po' un paese dei balocchi. Scusate i gattoni, ma ci devo riprendere un po' a fare i video. Vi giuro, voi dovete provare troppo la pizza cheeseburger di Domino's. È la fine del mondo. Cioè, io vi giuro, l'ultima volta che l'ho mangiata è quando ho fatto il mukbang sul canale. Ma ogni volta che la mangio è un orgasmo, vai in un'altra dimensione, non ti ricordi le cose. Cioè, veramente il cibo è meglio del sesso. Cioè, io volevo prendere pure il crispy al pollo, solo che ordinando solo il panino andava a pagare 12 euro e non mandava. Però appunto, vuoi mettere e mangiare ogni giorno la salsa del crispy che è buonissima? Cioè, veramente il cibo è meglio del sesso perché io preferirei mangiare ogni giorno un crispy al pollo o questa pizza che fare un soffocone. Cioè, veramente mi dà molte più emozioni. Un
magari perché quelli con cui faccio sesso non sono bravi, però cioè, sto godendo molto di più a mangiare una pizza che nelle ultime volte che ho fatto sesso. Questa è la seconda, è la prima volta che la provo, però devo dire, vederla così non mi fa impazzire. Ci dovrebbe essere il pollo e il bacon, però io pensavo fosse più porcellosa. Cioè, a saperlo che era così sana, avrei mangiato prima, cioè prima questa e poi l'altra. Niente di speciale. È troppo delicata, nel senso l'altra aveva un gusto più strano. E mo' che mi mangio questa non sento i sapori. Rimpiango l'altra. Cioè, è come passare dall'inferno al paradiso. No, il contrario. Dal paradiso all'inferno. I'm sad. Non mi piace, amori. La darò domani al mio boy. Come ho detto prima, è come passare dal paradiso all'inferno. Cioè, l'altra era tutta saporita, buona, che ti abbracciava, no? Che ti dava un orgasmo. Questa è un po' insipida, sciapa, che non ti lascia emozioni. Un po' come una fregna moscia, no? Però niente, come vi stavo dicendo prima, mi raccomando, seguitemi su Instagram, BabyGayBakeUp, su TikTok, BabyGayMusic. Là sono stata più attiva perché ho un obiettivo, nel senso, mi piacerebbe arrivare a 10.000 follower solo per guadagnarci, anche se poi tutti dicono che ci fanno due soldi, nel senso, io quello con YouTube faccio due spicci, però a me mi hanno sempre insegnato meglio due spicci che gratis, quindi cioè, non mi interessa arrivarci, però se ci arrivo mi farebbe piacere perché è un'altra piattaforma dove vuoi o non vuoi tu puoi iniziare a guadagnare. A parte appunto il sito azzurro, quindi mi farebbe piacere, nel senso io ho quello come obiettivo che sta fallendo perché per dirvi, io magari prima facevo pure 1.000 condivisioni a TikTok. E non so perché, capito? Perché magari pubblicavo un pezzo di video, era trash e la gente lo condivideva. Da quando sto tanto su quell'app e la gente mi ha iniziato a seguire, le condivisioni sono un po' calate e no es bueno, perché capito? Più ti condividono, più gira, più ti seguono, no? Però, cioè, non è una cosa che mi interessa, capito? Cioè, se capita, capita, se no, amen. Però, appunto, seguitemi là e Baby Gay Music. Che sono più attivo, dipende perché ad oggi, che è 27 luglio, odio TikTok perché vi giuro, sono tipo giorni che metto dei TikTok e ricevono pochi mi piace. Nel senso, io ero abituato a una media di 1.000 mi piace, mo neanche arrivano a 500, capito? Quindi dico, oh my gosh, fuck you TikTok, amo YouTube.
Sto giocando. Però appunto, seguitemi su tutti i miei social. Mi piacciono i capelli, cioè dai, sono un po' risanati. Cioè, vabbè che ho fatto la piastra, però cioè, io vi invito a guardare la decrescita che rispetto ai miei vecchi video, quanto è densa e thick e bella, no? E niente, spero vi piacciono i miei capelli, spero voi mi abbiate trovata dimagrita. Scusate appunto questo video che è stato un po' casareccio, un po' che stavo in un'altra dimensione, però appunto è dalle 3 che non mi fermo e questa ring light in faccia, a parte che mi fa vedere tutti i miei difetti, infatti cioè, mi fa piacere che la qualità tra virgolette è alta, però non penso che riuscirò la ring light perché è troppo alta e io non sono così bella, nel senso è meglio vedermi all'ombra. E poi veramente ti acceca, però spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un piccolo check-in, fatemi sapere che video volete vedere, se anche quelli di cucina vi interessano, se volete ve li porto, perché oggi, piccolo spoiler, se non mi scade il pollo, volevo farvi la ricetta del pollo fritto, però impanato con i cornflakes, che non l'ho mai provata, però è facile. Però appunto la volevo registrare oggi al posto del mukbang, guardate come sono imprenditrice digitale, però mi sono ricordata che non c'avevo le uova. Visto appunto che poi ho iniziato a registrare dei video per il mio OnlyFans, ho detto oddio non c'ho tempo, è meglio se mi ordino la cena. Come vi ho detto, volevo pure fare la porca con il McChick, no, con il Crispy McChicken, che sarebbe il Crispy McBacon con dentro il pollo, che vi giuro è il mio panino preferito perché quella la salsina, quella gialla col pollo è orgasmica, cioè è la morte sua. Però appunto solo un panino che avrei pagato 5 euro lo sarei andato a pagare 12, non mi andava. Per queste cose sono un po' pulciara, per dirvi pure le Birkenstock che me le sono comprate. Fun fact, io non ho mai fatto resi da Amazon, questa settimana l'ho fatti due volte perché ho comprato due volte le Birkenstock e due volte che le ho ordinate del numero sbagliato. Dalla mia lezione, anche perché me l'avete detto voi su Instagram, vanno comprate due numeri più piccoli di quello che avete. Io quindi, mo alla terza sarà quella buona perché io porto 43 e avevo comprato prima un 43 ma ci navigavo dentro. Poi un 42 lo volevo tenere perché non mi andava di fare il reso, no? Solo che dico, cioè, già una ciabatta si allarga, un po' ci navigavo dentro, non avrebbe avuto senso. Mo' fatto il reso, ho preso il 41 e mo' mi arriverà e finalmente, appena mi arriverà, potrò iniziare a fare da hipster con la mia birra artigianale, le mie Birkenstock, la mia tuta dialetta Lamborghini. Ce l'ho là, ve la vorrei mostrare, ma sono in mutande. Oh my gosh. Però niente, gattoni, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come vedete, adesso ci ho già più un preso. No, ho accannato. Come vedete, adesso già ci ho preso un po' di più la mano. E niente, non so quando tornerò, però appunto. So che a voi piacciono, quindi magari fatemi sapere appunto se vi possono interessare delle video ricette, video dove mangio, tipo cose un po' più sane. Però appunto seguitemi anche su TikTok e su Instagram, che vuoi non vuoi là sono più attivo. Vi ringrazio per la pazienza che avete avuto perché sono un po' sparita. Questo video pure non è stato super top, ma niente, ero un po' stanca. Grazie per avermi seguito e ci becchiamo presto. Love you, baci stellari.